Ragazzi, visto che nei commenti sotto i video di POV mi dite sempre che non mi avvicino mai alle persone, oggi vi porto con me a fare street con un obiettivo che non è che mi obbligherà ad avvicinarmi alle persone, mi obbligherà praticamente a toccarle con la fotocamera, perché oggi faremo street con i 7,5 mm della 7 Artisan Fisheye. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati in questo nuovo Street POV, oggi super super particolare perché andremo a utilizzare questa lente, il 7,5 mm fisheye che 7 Artisan mi ha mandato per provare e qual modo migliore di provarlo se non con uno Street POV con una lente praticamente impossibile da utilizzare per questa tipologia di foto, una lente che mi obbligherà per forza a dover andare praticamente in faccia alle persone perché ha un'inquadratura veramente molto molto spinta. E ragazzi, non so onestamente cosa aspettarmi da questa sessione di street, ovviamente cercherò di essere super super propositivo, sono anche abbastanza carico in realtà per provare, perché effettivamente è molto particolare come lente rispetto a ciò che uso abitualmente, e non perdiamo tempo perché secondo me avremo più cose da dire dopo essere usciti, per cui ci vediamo in giro. Signori, ci siamo. Oggi street con questo qui, il 7,5 mm 2.8 della 7 Artisan Fisheye, e sarà un bel casino, sarà, perché fuoco manuale, quindi andrò sempre a F8 mi sa per evitare di non perdere niente. Come vedete, tutto manuale. E visto che già sarà un casino con l'inquadratura, io sto cercando di limitare i problemi e le cose a cui devo pensare, quindi sto scattando in program e probabilmente tra un po' mi sa che metterò pure gli ISO automatici per evitare quanti più problemi possibili. Ovviamente scatto silenzioso perché dovrò andare in bocca alle persone. A scattare in bocca con una GoPro fissata al petto. Sì, sì, è tutto un disastro, occhio. È indubbiamente una prospettiva sempre super interessante, però è veramente strana e complicata da gestire, è veramente complessa. Tra l'altro sta lente qua è metallo puro, sta lente qui. Qua andiamo a destra. Tremendo problema io, Simo. Io vorrei fare una foto come quella che ho appena fatto. Però la gente mi deve passare vicinissimo, mi deve passare. Il problema è che giustamente vedo un coglione per terra. Non è male però anche. Deve essere dato tutto. Ah, io ho voglia, perché guarda cosa vedo io. È una delle cose più in... Aspetta.
ragazzi, sarà una sessione di street veramente, veramente, veramente particolare questa qui. Lui potrebbe essere il mio uomo, stammi dietro. Se non gli devi fare una foto, stammi dietro. Proviamo la tua tecnica. Quanto cazzo gli devo essere vicino io. Sono pestato. Sì, praticamente, cioè, non dico che mi deve quasi tirare un calcio, ma poco ci manca. Ma sono giocata malissimo. Fammi vedere qua. Cosa? No, che voglio vedere come vengono i... È tutta stretta, stretta. Però fai una foto, via. Se lei gira in galleria ho sbancato, eh? Se lei gira in galleria ho sbancato. Ma sì, lei gli deve scattare nel viso, non ho capito un cazzo. Cioè, guarda quanto cazzo mi devo avvicinare, ragazzi. Peggio di... Sì, ma se tu mi superi abbiamo un problema. No, sono fuori di fianco. Cazzo. No, c'è un cazzo, mi devo avvicinare. Vieni a vedere. Esatto, la cosa figa di questa metà è che se hai scritto bello in mezzo, tutto il resto sparisce. No, e basta avere semplicemente un bel po' di... un bel po' di... seduto, se io mi fermo forse no. No, non ho levato via dal carro. Levatevi un po' dal carro. Ah? No, è che stavo facendo due considerazioni. Oh. È andato via? Come farla. Allora mi devo mettere qua io. Devo scattare un pochino prima, gli sei entrato proprio nel viso. Mi sei entrato un po' troppo nel viso lui. Io. Ma è a fuoco. Che ho qua, non mi è venuta l'idea qua. Aspetta, non ti muovere. Simo. No. Tutto a posto, è che c'è nel mio capo, quindi un po' di... Ma
quella viuzza lì sarebbe bella se passasse qualcuno. Cazzo corre quello lì. Qua gira qualcuno, perfetta qua. Passare qualcuno. Sempre non, io ho provato a muovermi per esserle vicino, il problema è che la gente si leva. E l'altro grande problema con questa lente, col fatto che per fare delle prospettive carine comunque dovete, non potete stare frontali, perché frontali è veramente triste come inquadratura, e praticamente si scatta sempre in no look. Infatti sto andando con la raffica al massimo e vado più o meno a occhio per la composizione, tanto con il fisheye molto margine, anche poi per andare a sistemare la composizione. È che prima è passata una tizia lì, io ho provato a mettermi in modo tale di esserle proprio davanti, ovviamente quella lì si è levata da subito. Pare che uno ti passa a 2 mm con questa situazione del Covid, mascherine. Per questo dicevo nel tram, perché nel tram sono obbligato a essere in faccia alla gente. Dove stai andando? Qua. Aspetta, la faccio.
Ok. Ci sono un po' di cose di cui dobbiamo parlare. Ragazzi, come avete visto, qualche foto è venuta. Avevo qualche dubbio, qualche perplessità, non tanto sulla lente, che vi dirò è effettivamente molto interessante, soprattutto considerando il range di prezzo che ha, perché costa meno di 200 euro e a livello qualitativo a mio parere è onesta, sia a livello costruttivo perché è praticamente metallo, sia a livello di resa dell'immagine, che secondo me è buona, non è male. A mio parere è una focale che secondo me va ad annoiare un pochino troppo velocemente, perché la prospettiva che andate a creare sì è molto molto diversa, molto estrema rispetto a ciò che fate abitualmente, ciò che vedete abitualmente in giro, ma allo stesso tempo vi mette nella posizione di non poter fare più di tanto, proprio perché la prospettiva, il modo di vedere le cose è uno solo. E quello che dovrete andare a fare, secondo me, è andare a trovare quei soggetti, quegli elementi che distolgono l'attenzione dall'unica prospettiva che potrete andare a sfruttare e realizzare con un fisheye nella street photography. Io avevo in mente uno scatto che non sono riuscito a fare, perché è sorto un altro grande problema, che secondo me è il vero grande problema di fare questo tipo di foto, ovvero uno scatto in cui una persona mi passasse estremamente vicina. Il problema, ragazzi, è che facendo finta che questa sia la mia posizione, quindi la posizione dell'obiettivo durante la fase di scatto, per realizzare quel tipo di scatto dove la persona era talmente vicina da sembrare quasi da toccare l'obiettivo effettivamente doveva quasi essere toccato, quindi la persona doveva passare qui effettivamente, ma effettivamente qui, ragazzi, e voi potete ben capire che è impossibile riuscire a fare una foto ad una persona in questo modo senza mettersi d'accordo, senza dar fastidio. E questo secondo aspetto, quello del fastidio, è la cosa su cui mi vorrei soffermare per la maggiore. In questa sessione di street ho cercato quanto più possibile di avvicinarmi tanto alle persone, come avete anche visto dal video fino a poco fa, e sì, ok, va bene, tutto bellissimo, però mi rendo anche pienamente conto che innanzitutto siamo in un periodo dove avvicinarsi troppo alle persone può essere molto sgradevole, ed è stata la prima cosa che ho notato. Tante persone, appena tendevo ad avvicinarmi a loro, mi evitavano e comunque si allontanavano, e sia fondamentalmente, ragazzi, andate a rompere le palle alla gente, detta come va detta, perché non sempre trovate dei soggetti che meritano di ricevere un primo piano, una foto così ravvicinata, o comunque creare qualcosa di questo tipo. Anzi, vi dirò di più, per la maggiore i soggetti non sono così interessanti da meritare tutto questo sbattimento dal mio punto di vista. E soprattutto è una cosa che a mio parere funziona nel momento in cui la relegate soltanto a pochi casi meritevoli appunto di questo tipo di inquadrature, meritevoli di un close up, meritevoli di scatti estremamente ravvicinati di primi piani. Non mi piace l'idea di andare a rompere le scatole alla gente per strada gratuitamente. Onestamente, ragazzi, se qualcuno lo facesse con me mi darebbe non poco fastidio, nonostante io faccia il fotografo, per cui non voglio neanche immaginare una persona che non ne capisce, non se ne intende, non sa quello che sto facendo, come potrebbe prenderla più di tanto. E questo è esattamente il motivo per cui nei miei scatti vedete spesso le persone lontane, le persone come un elemento quasi in più all'interno di uno scatto generico, o magari quell'elemento fulcro a cui poi viene costruita tutto il resto dell'inquadratura, le vedete spesso di spalle o di profilo, quindi tutte situazioni in cui io non vado a rompergli le scatole direttamente in faccia. E detto questo, il video è finito. Io spero che questo POV vi sia piaciuto, è stato molto particolare e soprattutto la parte finale ci tenevo a fare questo ragionamento sull'approccio di questo tipo. Per cui, ragazzi, grazie ancora per la visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, parliamolo nei commenti. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.